conoscendo Massimiliano, è una delle persone che veramente vuole la giustizia e non vuole più la falsità delle persone in genere, ma non è soltanto nella politica, ma la falsità anche quando uno parla di raccomandazioni, non è che è solo la politica, ma le raccomandazioni ci sono anche quando tua madre va a raccomandarsi a quello, perché questa è stata la nostra cultura, no? Cioè, ognuno di noi aveva la mamma che diceva: mi raccomando, pensi a mio figlio perché poverino non c'ha lavoro, ma questa non è raccomandazione, o no? Invece di pensare di far studiare il figlio, farlo laureare, studiare e guadagnarsi da solo quello che doveva guadagnarsi. Noi abbiamo un po' questa mentalità che è cresciuta, che si è trasformata, che è andata al potere, che è andata in tutti i posti importanti della nostra Italia e ha comportato comunque una società di raccomandati, perché noi mamme, le mamme, devono raccomandare i propri figli. Quindi se noi riuscissimo anche noi a farci un po' un'autocritica, i ragazzi che vedono questo film, a considerare che forse non c'è mamma, ma ci sei tu, la vita è la tua e te la devi guadagnare tu, mettiti a studiare, mettiti a lavorare e guadagnati il tuo posto di lavoro, senza aspettarti la raccomandazione da nessuno. Questo penso che era quello che voleva dire Massimiliano. Sì, poi se mi posso permettere un'interazione su questa cosa, io credo che ci sia un aspetto anche molto importante che forse molti di noi hanno sottovalutato nel film, cioè l'aspetto della famiglia che è molto forte, quello che poi si ottiene attraverso questo processo. Cioè, io credo che ci sia questo fatto dei figli, della famiglia, il ricongiungersi, il ritrovarsi con questa catarsi che avviene dopo questa malattia, chiamiamola così, tra virgolette. Cioè, penso che questo secondo me sia una connotazione ancora più forte rispetto a quello della politica per certi aspetti, anche perché per film avendo durato 111 minuti riesce anche, come dire, a farci vedere le vite di questi figli e a portarci, insomma. Certo, ma la scena di Placido che si mette lì nel filmino dove è mancante, quella per me è una scena molto, molto importante, significativa, commovente. Veramente, poi magari uno non ha voluto sottolineare delle cose, ne ha sottolineate forse più alcune piuttosto che delle altre, quello poi è soggettivo, ognuno ha i propri giudizi, può giudicare senz'altro, però c'è anche il recupero di quest'uomo che comunque dice: io non ci sono mai stato nella vita dei miei figli, cioè, che fa un po' un'analisi di una vita che ha passato forse la conquista di qualche cosa, del potere, ma tutti noi pensiamo che forse domani dobbiamo arrivare a fare chissà che cosa, ma poi non ci guardiamo mai dentro, fondamentalmente, no? Non sappiamo veramente quello che vogliamo. Va bene. Oppure, cioè, lo sappiamo, ma non lo guardiamo, non ce lo chiediamo mai veramente, cioè, nel senso che comunque è facile cadere nell'idea del raggiungimento di qualcosa. È un po' anche, ne parlavo l'altro giorno, che è un po' una concezione comune che i punti di riferimento sono tutti i punti di potere, dal calciatore al politico al dottore, queste cose qui che comunque vengono raggiunte, cioè uno le vuole raggiungere a prescindere, senza considerare che poi è oppure fare il miliardario, oppure avere la macchina, avere la casa con la piscina, tutte queste cose che ci mettono in testa cioè la nostra società dice così, c'è il raggiungimento della felicità. Questo raggiungimento della felicità nel momento in cui poi ottieni quelle cose, io non so se poi ovviamente corrisponde alla tua felicità interiore, non parlo, ovviamente uno potrebbe dire adesso i commenti, no? Dice sì, vabbè, però se c'è una casa sei comunque più felice di uno che non ce l'ha, questo va bene, ma sto parlando di una cosa un po' più profonda, cioè di felicità personale, interna, vera, no, la felicità effimera. E quindi capita secondo te la felicità si raggiunge anche attraverso la verità a questo punto? Secondo me sì, cioè nel senso, cioè è una cosa che è fondamentale perché ti trovi davanti nel bene o nel male la cosa che devi affrontare e quindi trovi le energie giuste per affrontarla. A me c'è una cosa che piace molto, lo dico da mamma, nel film che fa Placido, che secondo me è una cosa che manca in questo momento. Cioè Placido è vero che dà dei consigli ai figli, ma li sprona ad avere fiducia in loro stessi e nelle loro capacità. Questa è la cosa che manca adesso e secondo me lui la fa arrivare in maniera molto forte, perché credo che
questo manca ai nostri figli. Quando Raul dice la mamma raccomanda al figlio, gli leva fiducia in se stesso e nelle proprie capacità e nelle possibilità che ha infinite di cambiare anche il mondo, non lo so, anche a livello ecologico, con, cioè, proprio cose più vaste. E in questo film, insieme a tante risate e tutto quanto, appunto, ha un senso della verità, di una giustizia e di un'onestà, fa passare anche questo, cioè la forza di avere la fiducia, e lo fa ridendo. Io penso che la parte che il signore ha chiamato un po' più becera fa un po' impressione, perché viste tutte insieme quelle cose veramente sembrano più becere, ancora più becere, però è così. Ora è mezzo uno ce deve stare. Cioè, parlando proprio non della vita politica, ma della vita, cioè della vita in maniera normale, fa parte anche di questa cosa, e quella serve per avere poi una riflessione dopo. Secondo me il buono di questo film è che attraverso la risata, anche su cose più semplici, che te la inducono in maniera semplice, ti porta poi ad avere un pensiero. Cioè, questo è fantastico. Il problema della risata, della cosa becera, è quando cioè, ridi e la cosa rimane lì, cioè veramente non ha nessun tipo di funzione. Invece questa è una risata, che poi lei chiama becere, questo poi è soggettivo, però che porta a qualcosa, e secondo me questo è proprio la centratura di questo film.